questo punto la parola al direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Credo che Pietro volesse fare una domanda al dottor Ruffini. Sì, io avevo una domanda che, visto che insomma parliamo di semplificazioni, volevo chiedere al direttore Ruffini la proposta che ha lanciato qualche giorno fa sul Corriere della Sera, cioè della liquidazione mensile o trimestrale delle tasse, adesso vado in breve, che sostituisca il metodo di saldo e acconto che abbiamo adesso, e mi interessava soprattutto sapere dal direttore Ruffini perché ha molto insistito, al di là come dire, dell'aspetto economico, sull'aspetto psicologico. Perdonatemi se richiamo ancora l'articolo della stampa di stamattina che, diciamo, sullo smart working segnalava, oltre al problema di denaro, insomma, dei milioni che mancano agli esercenti, anche proprio un aspetto, diciamo, di gestione sociale e psicologica, no? Dello smart working, per esempio, e vedo un nesso forte con quello che ha detto il direttore, appunto, qualche giorno fa nell'intervista al Messaggero, senza, diciamo, contare che poi questa sarebbe una rivoluzione epocale per tutto il popolo delle partite IVA, insomma, tutti quelli che si trovano a pagare le tasse con questa formula che c'è oggi, che, diciamo, abbastanza complicata. Prego, direttore. Grazie, e intanto grazie dell'opportunità di condividere con voi qualche riflessione. Mi permetta un piccolo passo indietro, visto che abbiamo avuto la possibilità di ascoltare il ministro Dadone su temi un po' più generali, e poi non mi sottraggo la domanda. Mi scusi in anticipo che non potrò rimanere fino alla fine, ma cercherò di essere il più possibile preciso. Allora, partiamo dall'oggetto semplificazione, con cui in qualche modo siamo cresciuti tutti, ecco, ci sono venuti, non a tutti noi, insomma, i capelli bianchi a sentir parlare nel corso degli anni dell'esigenza di semplificazione in questo paese. A questo riguardo io farei una breve riflessione in merito alla necessità che la semplificazione non possa avvenire soltanto per legge, e siamo qui proprio con un occhio particolare alle risorse umane della pubblica amministrazione. Le leggi sono necessarie per individuare il perimetro all'interno del quale tutti noi ci muoviamo, ma ovviamente una legge, anche la migliore delle leggi, deve essere attuata sulle gambe e con la testa e con l'impegno delle donne e degli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione. In questo mi ritrovo pienamente in quanto è stato detto finora circa la necessità di una formazione costante delle colleghe e dei colleghi che devono trovarsi nelle condizioni di essere al passo delle migliori leggi, qualunque esse siano, perché altrimenti la buona amministrazione rischia di neutralizzare la migliore delle leggi. Cioè, le leggi non sono sufficienti, è necessario che la pubblica amministrazione sia messa nelle condizioni di poterle attuare e di poterle attuare nel modo più veloce possibile. A riguardo, visto che di fisco mi occupo da qualche anno, ormai sono più di 25 anni, le leggi sono fisiologicamente troppe, cioè non esiste, sicuramente non esiste in Agenzia delle Entrate, non esiste neanche nel mondo delle professioni. E quindi tantomeno esiste nella platea dei cittadini di cui tutti siamo parte, qualcuno che possa dirsi pienamente informato dell'assetto normativo del fisco. E questo è un problema, cioè un problema con cui tutti quanti dobbiamo fare i conti, perché come si fa a semplificare un qualcosa che non si conosce pienamente, e dall'altro lato come si fa a chiedere ai cittadini di essere reali nei confronti di regole che spesso non si conoscono. Quindi la semplificazione passa necessariamente da una semplificazione normativa, da un passaggio attraverso un accorpamento di norme e una codificazione necessaria per poter essere immediatamente, quantomeno non dico comprese, perché le norme fiscali sono complesse per definizione, anche se devono essere semplificate, ma quantomeno debbano essere rintracciabili e conoscibili. Oggi come oggi nessuno, io parlo dell'Agenzia Entrate, ma parlo anche come ex avvocato, nessuno ha quella facilità e quella dimestichezza di individuazione della
norma che regolamenta la fattispecie degli interessi. Per cui io come avvocato mi trovavo sistematicamente di fronte al contribuente di turno che diceva: ma io ho questa situazione, come viene regolamentata? La risposta, salvo che io conoscessi già quella situazione, è: dobbiamo studiarla. E questo avviene anche in agenzia di entrate. Allora, questo è una precondizione, cioè deve esserci una maggiore immediatezza nella comprensione di come funziona questo sistema fiscale in Italia. E sicuramente le leggi possono dare una mano, ma una loro semplificazione, una riduzione del numero delle leggi, sono circa 800 le leggi esistenti in Italia solo sul campo fisco, è necessario, secondo me è imprescindibile. L'ultima delega sistematica, complessiva, è del 69, attuata nell'inizio degli anni 70, probabilmente è arrivato il momento di rimetterci mano. Per quanto riguarda quelle riflessioni che mi sono permesso di fare, quelle sono riflessioni anche qui sollecitate anche dall'esperienza fatta da partita IVA. Io sono stato una partita IVA e mi rendo conto che le partite IVA persone fisiche, cioè i cittadini titolari di partita IVA che svolgono, possono essere commercianti, ditte individuali o professionisti, autonomi, quello che sia, devono avere un riallineamento del calendario per come noi lo conosciamo, cioè noi viviamo in un calendario, oggi è il 27 luglio, per noi oggi è il 27 luglio, non ci poniamo il problema di cosa corrisponda nel calendario fiscale il 27 luglio, quantomeno ce lo poniamo questo problema, ma non è istintivamente percepito. Ora chiedere in due momenti dell'anno, giugno e novembre, ai cittadini di pagare, ad esempio a giugno, cittadini, parlo di persone fisiche di partita IVA, delle imposte su un reddito prodotto l'anno precedente, chiaramente è un disallineamento e non è una semplificazione. E in più, visto che si faceva riferimento a una percezione psicologica, ma insomma in termine molto molto lato, non è immediatamente comprensibile o anche immediatamente accettabile da parte del titolare di partita IVA di dover pagare delle tasse sul reddito che si è prodotto un anno prima e che semmai nel frattempo per mille motivi si è avuto la necessità di spendere. Riallineare questi momenti e quindi riallinearli secondo il calendario potrebbe essere un modo anche per da un lato garantire una maggior consapevolezza dell'onere fiscale nel corso dell'anno, dall'altro, e non è un problema da poco, anche diluire e garantire un'entrata costante alle casse del tesoro, perché non ci sono soltanto i due momenti, giugno e novembre, in cui l'erario incassa la maggior parte delle risorse, ma queste risorse vengono diluite nel corso dell'anno. Sono due aspetti della stessa medaglia che dovrebbero accompagnare un diverso rapporto del cittadino e dell'amministrazione finanziaria. Queste però sono soltanto riflessioni che non sta a me poi comprendere quanto siano attuabili, perché ovviamente passano da un'esigenza normativa, da una condivisione da parte delle istituzioni che sono chiamate a scrivere le norme, che eventualmente non possiamo soltanto attuare. Per quanto riguarda la semplificazione, e mi riaggancio a quanto detto prima, poi una cosa a cui tengo molto è che non si può mai prescindere, e si faceva riferimento prima alla formazione, quanto impegno viene richiesto ai lavoratori della pubblica amministrazione nell'attuare le norme volta per volta. Cioè la norma è una norma che è in gazzetta ufficiale, è inchiostro, semmai digitale se lo leggiamo attraverso la strumentazione digitale di cui tutti facciamo uso, che deve essere dal personale, dalle risorse chiamate ad attuarlo, conosciuta, compresa e attuata in un modo uniforme in tutto il territorio nazionale. Questi passaggi sono passaggi fondamentali, cioè data la norma, il giorno dopo non c'è una pubblica amministrazione, ma non ci può essere un'amministrazione in grado di attuarla immediatamente. C'è bisogno di un progresso di formazione, di attuazione, nonché di implementazione dei sistemi e di riorganizzazione del lavoro. Ecco, non vorrei che banalizzassimo a volte l'esigenza di semplificazione come se la norma possa cambiare e automaticamente semplificare la vita dei cittadini passando attraverso il lavoro della pubblica amministrazione. Sono processi
non necessariamente lunghissimi, ma sono processi di cui si deve tener conto, altrimenti si rischia di individuare poi nella amministrazione il colpevole della mancata attuazione di una norma che però fisiologicamente non può essere attuata il giorno dopo la pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale. Quindi bisogna dare quegli strumenti necessari a tutti i lavoratori della pubblica amministrazione per essere il più veloci possibili, perché altrimenti poi cosa succede? E qua mi rimetto, diciamo, in qualche modo il ricordo del cappello d'avvocato. Tutte le differenze di interpretazioni o di attuazione che si possono avere nel territorio nazionale comportano conflitti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, intervento della magistratura, nel caso tributaria, ma questo vale anche per altri settori, che certamente non contribuiscono alla semplificazione della vita dei cittadini, perché poi di questo stiamo parlando. La semplificazione è semplicemente una semplificazione della vita di tutti quanti noi, perché tutti noi siamo comunque cittadini, al di là di dove lavoriamo, che si confrontano con la pubblica amministrazione giorno per giorno. Sul fisco anch'io sono un contribuente, anch'io ho l'esigenza di confrontarmi con l'Agenzia delle Entrate quando sono un contribuente, e ho bisogno quindi di un rapporto diretto e il più possibile semplice nei confronti di questi uffici, cosa che deve avvenire per ogni cittadino, ovviamente. Quindi ecco, la semplificazione è un processo che passa necessariamente attraverso l'attuazione da parte dei lavoratori e necessariamente deve poter essere fondata su una semplificazione normativa innanzitutto, e poi a quel punto si può chiedere anche al popolo dei lavoratori dell'amministrazione di essere il più possibile veloci, semplici nell'attuazione, altrimenti Grazie. Si rischia di essere soltanto a livello accademico.